Benvenuti nella modalità di Edward il ma treno. Ma cos'è questa risata malefica? Perché io vi porto sempre nelle modalità paurose e non ve lo dico, no! Perché sono ma zozzone. Ma perché lo fai sempre di nascosto, maledetto cattivo? Ma io ho paura. Allora, vediamo un po'. Credo che dobbiamo salire a bordo, però mancano pochi secondi, quindi se non ci fa salire ci dà tempo di prepararci a Edward, magari anche meglio. Eh no, ci fa salire, non fa niente. Stiamo partendo, tutti a bordo! Allora, abbiamo... Ma io non mi sento pronta per Edward! Tranquilla, brother, abbiamo una pistola e un medikit per curarci quando Edward... Ah no, siamo partiti o non siamo partiti? No, siamo partiti! Ah, allora, stiamo andando... Piccolo passo! Verso la fattoria Abbott, che sono la famiglia di Alex. Ci vorranno 4 minuti e 50 secondi e la pericolosità era bassa. Quindi in teoria Edward dovrebbe essere non troppo amici, forte. Amici, ma voi dove siete? Io sono disperso in una carrozza. Anch'io sono in una carrozza e ci sono delle cure e delle cose strane. Ok, io ho potuto aprire il lato del mio vagone e ho visto che fuori è buissimo. Purtroppo mi pare di non avere neanche una flashlight, una torcia per vedere bene in giro. Ma come facciamo? Ma è tutto questa è paurosa questa modalità, ve lo dico, io vi avverto. Cosa? Cosa c'è? Raga, cosa non c'è? Aprite la porta perché se cadete morite. No, è morta. Ascolta, ma, cioè, ma ti pare possibile che tu devi deludere in ogni cosa che facciamo? Ma io volevo sporgermi per vederti bene. Non ho visto. Raga, lo vedo lì. Dai, vedo sul treno. Quello orribile. Come salgo sul treno? State buttati! Devi uscire dalla porta e poi saltare di sopra! Raga, mi state spaventando! Cosa c'è? No, treno, ci riesco! No, guarda, arrivo io tranquillo! Lion è bruttissimo! Ma vedo Alex, è lì lontano! Alex! Sta arrivando Stre! Sta arrivando Stre! 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 E lì fuori, sparagli! Ma è traumatizzante da quanto fa paura, eh! Sparagli! È un granchio! Sparagli! 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 Oddio! Sta andando via! Siamo sicuro, penso! Tu, Anna, state sei bene? Una... Anna, io ti odio. Tu dovresti essere uccisa in tutta la vita. Ma in tutti anche i giorni. Alex è morto! Ma Alex è morto in guerra! Tu sei morto da sola! Cioè... Però io ho scoperto una cosa, ascolta. Nei vagoni ci sono delle scatole con dei medikit e dei biglietti. Dovete prendere i biglietti perché si scambiano con le armi. E ti dovevo lì! Mi ha chilato! Aspetta, cosa è successo? Non ho capito, Stre! Mi continui a pizzicare! Stre, sparagli! Sparagli! Aiuto! Allora ho visto che possiamo potenziarci, possiamo comprare delle cose in più! Stre, fatti colpire! Stre, fatti colpire! Aspetta, ho trovato dei soldi forse per potenziarci quando torniamo all'inizio. Fai, ti prego, prendili tutti. Sono delle casse con un simbolo verde, sembra un bigliettino, un ticket. No, qui è dove Alex è morto, è tutto scassato. E abbiamo ucciso, ho distrutto tutto il vagone. Aspetta, qua cosa abbiamo? Ah, questi sono dei barili, servono tipo per ripararti da Edward il pazzo. Continua ad andare avanti, Lion. È lì, Stre, è lì. Attento, ho finito i colpi, Stre qui. Stre, non ho curati più colpi. Puoi. Non posso, cosa devo fare? Mi curo. Mi sono curato. E medikit, usalo. L'ho usato, non fa più. Sto facendo, credo. Tu spara, Stre, però. E si controlla quanta vita. Ma è sparito. Non è vero, è dietro di noi. Sono sicuro di questa cosa. Ma non lo sento. Io lo sento, è lungo. E ha tantissime chele. E con queste chele ti tocca. Così. Anna, stai attenta che c'è il granchio piatto. Anna, il granchio piatto. No, il granchio piatto no. Ecco davanti, ti prego, aiutami. Sparalo, io non posso sparare, Stre. Ah, Stre, sparagli, vai. No, siamo tutti colpi con te. Ho finito colpi. No, qui non c'è nulla. Stre, dobbiamo andare verso l'altro lato del treno, secondo me. No, ma è lui lì. Raga, dovete frugare le casse, è importante. Stre, corri però. No. Corri, puoi correre con shift. Alex, perché mi hai lasciato da solo con Stre gatto? Hai ragione, ma quando è arrivato il treno io sono non ho avuto più aria, sono ecco, morto. Grazie. Ecco, grazie. Adesso sei da solo. Grazie. Sei contento? Anna, tu... Ah! No! Lion, vabbè, lasciati prendere, il prossimo viaggio vengo con te. Ah, beh, grazie, se non decidi di buttarti dal vagone un'altra volta, magari sarebbe apprezzabile. No, promesso, non lo faccio più. Quanto è brutto, guarda come sgambetta, tutto così. Ma quanto corri! Però io non mi farò prendere per voi, cioè, io voglio lottare. Devi combattere, fino all'ultimo, cosa ti succede a te? Fra 45 secondi. Se biascichi, Alex, ricordami un po'. Muoio. No, mangi... E mangio cose. Ti mangi, Edward, il granchio piatto. Sono caduto dal treno. No!
Vabbè. Ma abbiamo guadagnato mi dei ticket. Mi sono battuto quelli... con onore io. E abbiamo anche sei guadagnato bravo. Tanti ticket che sicuramente adesso servono per spenderli all'inizio e per comprare ma armi migliori. Bravi! Allora. Sì, e ti posso illustrare. Parla con questo signore e puoi comprare armi, cure, vagoni. Ah, buonissimo, buonissimo. Vagoni così per corazzarci ancora di più, è ottima questa cosa. Ho comprato un modello segato 3. Questo qua è un fucile segato, molto buonissimo! Buono! Buono! Ma quanti ticket c'avevi tu? 25. Però non so se ho comprato anche i colpi insieme al fucile segato, credo di no. Penso proprio di sì, Ma al massimo li trovi sul treno. Non è che posso magari comprarmi qualche ticket in più di straforo, magari. Quello sarebbe carino. C'è il negozio, se vedi a destra, è verde, e puoi comprare i ticket. Ah, ma allora 1600 questo 1600 puoi prendere. Lo facciamo. Non costano neanche tanto, 445 Robux per 1600 ticket. È un prezzo ragionevole. Quanto manca? Alex, quanto manca? 35 secondi, fai fretta. Plenty of time. Allora, mi compro. Vediamo un po'. Non voglio esagerare per questo primo round, però invece mi comprerò un vagone del treno, secondo me, migliore. Magari questo qua potrebbe essere serio, sì. Vai che diventi goloso e forte. E poi vedo che ci sono i titoli, che sono tipo, credo che ti potenziano, non lo so, conduttore. Però, dai, un fermo, fermo. Ricordati di equipaggiare le cose dall'inventario. Veloce. Urca miseria. Quanti secondi ho? Veloce, 7 secondi, è facile, basta che clicchi sull'arma e fai equipaggio come secondario. Dotalo, l'ho dotato. Dotalo, siamo pronti. Stavolta non mi butto dal treno. Ho equipaggiato anche il vagone, ragazzi, così siamo migliori. Bravo. No, è uguale a quello di prima, ma un po' più corazzato, quindi gli servirà più tempo per mangiarlo. E ora, okay, partiamo paura. Tutti insieme, mi raccomando, non voglio vedere falliti che vengono crepati. È difficoltà moderata. Io e stiamo andando al General Oil Co. Stiamo andando al General Oil Co. Ma potete parlare come si deve anche tu, Anna? Perché non è possibile, io non sopporto più di passare del tempo con voi, Tra mi Alex dispiace. Che biascica e Anna che biascica, io veramente non vi sopporto più, Cioè l'unico amico... Ok, allora Lion, ascoltami bene, è importante. Nel vagone dove sei ci sono delle casse, ci sì, sono munizioni e cure. Lo prendile. Sto facendo già, grazie. Ma per dire che ero l'unico amico sì, l'ha interrotto. Sì, sì. Ma perché non è vero, ci sono anch'io che ti voglio aiutare, ti vedo pure. Vedi Alex, per esempio, adesso dovevi dire... Ma dove siete voi? No, stai zitto, stai zitto. No. Cioè, io ho detto a Stregato che è il migliore amico che ho e tu non dici nulla. Io mi offendo, però migliorerò per questo. Cioè, sei diventato una nullità, sei diventato... Non hai più neanche la spina dorsale per ribellarti, Alex. Anna, non morire! Anna, non morire! Anna, sta a sparare paura, quel pezzente! Ed è pure... No! Ma poi ce l'ha con te! Era molto... Ragazzi, possiamo rifare? Sì, facciamo qua? Subito! Ma tu cosa ci fai qui, Alex? Scusa. Io volevo arrivare in testa al treno, allora ho fatto un po' di parkour, ma c'era una cisterna e sono scivolato. Che miseria, che strano. Ora si spiega perché eri così umile e non meritavi ascolto. Eri morto, per forza. Morto. Ti eri reso conto di aver fatto schifo. Va bene, per il prossimo round adesso però mi raccomando, compriamo qualcosa, prepariamoci. Potevo davvero diventare forti, ma perché questo era pure moderato come difficoltà? Io prendo il fucile segato principiante. Alex proprio oggi... No, scusami. Guarda che secondo me queste cuffie nuove che ti ho comprato non le stai usando nel modo giusto, perché non senti nessuno. Parli a vanvera. Il povero Stregato stava dicendo una cosa intelligentissima e tu gli hai parlato sopra. Ah, che bello, io sono intelligente. Sì, oggi Stregato è il mio migliore amico per sempre. Alex, tu sei il figlio della schifosa, veramente. No, io scalerò questa classifica basta. Mi secondo me no. E invece che cos'è? Tu, Anna, sei sempre astro brava. Io ti... Grazie sempre. Mille. Sì, sì, Alex, solo tu sei il figlio della schifosa qui, No, il figlio della schifosa, no. La schifosa è tua madre, pensa se guarda migliore questo video. E poverina non si sente insulta. Dire queste cose e si arrabbia con me. Ma io non ne ho colpa, tu ti comporti da figlio della schifosa. E io cosa ti devo dire? Che sei il figlio della schifosa. No, io mi devo comportare da figlio della splendida. Bravo, così tua madre sarà fiera di te un giorno nella sua vita. Comunque, ho comprato un'altra pistuola, che secondo me è più buona. Poi me la fai vedere di brutto. Ma secondo voi comprare come si dice? I titoli, perché c'è anche il negozio di titoli. Cosa ti dà? Allora, se ci clicchi ti dà onore, mi sa. Non è vero! Ci sono dei bonus. Che ne so, tipo ti dà più munizioni, credo.
Sì, penso di sì, Io ho preso un titolo, mercenario. Io non capisco dove si vedono però questi bonus. Ah, tu devi stare zitto, tu non capisci niente. Hai del ragione. Resto, cerca di soltanto di sparare, tu devi solo sparare, l'importante è che spari. E arrivare da voi. E arrivare da noi, dobbiamo... Ma sai che ti dico, qua il pericolo è basso, secondo me questa è la volta che ce la facciamo noi, ok? Dobbiamo impegnarci, va bene? Andiamo tutti insieme stavolta. Sì. Ok, la destinazione mi pare di capire che è il circo. E il circo è buono e io ho il medikit potenziato, quindi questo qui... Buonissimo quello! Perfetto per noi. Ok, raccogliete tutti i ticket... Apri tutte le casse, bravo! Ok, è buia però questa modalità. Ma perché sono sempre separato da voi? Si ricollega al motivo di prima, che nessuno ti vuole bene. E quindi no, però... Anche tu non ti fai voler bene, capito Alex? Non dici cose divertenti. Devo dire qualcosa di interessante. Sì. Infatti adesso sto arrivando con il mio fucile segato e lo spezziamo il treno! No, arrivando, lo vedo che viaggia nella notte. No, mio Dio, è vero, guarda. No, che schifo. Ragazzi, stiamo tutti insieme, peggio. Non state insieme, non state insieme. Datemi Alex. Buttategli al passo. Sì, è giusto. Ok, lo vedo. Come si... Cazzo il treno. Bisogna salire sul tetto. Salire sul tetto. Come si sale? Sparagli, sparagli Alex. Vendicare la pelle. Vendicare. Vendi la cara. Vendicare quella pelle di uomo. No, ci voglio, Lion, ci no, voglio. Non ci morirai. Continuate a sparare, ragazzi. Continuate a sparare. No, Anna è caduta. Che sega, che sega, che Anna è una sega, ho veramente. Ho capito una cosa. Possiamo rompergli le chele. Spara al braccio. Ah, to. E to. Sgrozza bozzi. Bravi, ragazzi. Tranne Anna. Siamo stati veramente bravi. Ma è spinto giù dal treno. No, no, sei stata tu, t'ho visto. Dai, non sali qui di sopra, sì. Che è pieno di roba. Grazie. No, che schifo, è arrivato anche ma il figlio della schifosa. Ma sei un medikit, Lion, sto morendo. No, 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 mi dispiace, il mio è mio. Sto tornando, sto eccolo, tornando. Pronti, sparate, Pronti? Sparate! Vai, ricarica. No, no, Lion, devo ricaricare. Spara, spara, ti dico. Vai, stre. Santa Maria, madre di Dio. Fai qualcosa, stre. Stre, spara questa bestia! Sono sottoterra! Io sono volato via, amici, sono morto! Ok, io sono ancora vivo, sono solo io vivo? Giusto per sapere. Lion! Ok, mi curo, allora, ditemi se lo vedete arrivare, che così mi preparo. Siamo morti! Si è allontanato, puoi metterti in spectator, scemo! Imbecille! Lurido idiota, ignorante! Stupido, demente! Ma adesso torna, devi stare attento! Sei proprio povero in spirito, meno male tu, che te lo dice lui adesso! Cioè, sei povero in spirito, ricco magari in portafoglio, non lo so, ma in spirito sei veramente povero! No, lo spirito è povero! Poverissimo, sei proprio un barbone in spirito, guarda! Ma dov'è Edward? Io non lo vedo ancora arrivare, Mi sa che l'hai abbattuta a sufficienza per raggiungere la stazione! No, mancano due minuti. Torna, è impossibile che così ce l'hai. Infatti non è così, perché mancano due minuti. La chela è importantissimo secondo me. Va bene, io arriverò tra due minuti, non è tantissimo, secondo me ce la posso fare, Due minuti è di resistenza, lo vedo. Sta avvicinando, sì! Lo vedo! Lo fucilo, no, tutta la vita! Oh! Ma come è possibile? Oh, pezzo, Ah, sono caduto. No, è caduto. Ma non c'è una torcia. Fa i buchi lui. Ci vuole una torcia per poter vedere dove cammini bene, perché così non si vede nulla. Io cercherò di alzarvi la luminosità del gioco, ma per noi è completamente buissimo, non si vede una fava. Adesso vado al mercato e controllo se c'è qualcosa. Bravo, dai uno sguardo in giro, magari si possono comprare dei vagoni migliorati, Io ho visto invece una cosa interessante. Ho visto che se cambiamo stazione c'è un'armeria più potente. Vedi quella viola là? Ah, quindi è una progressione. Quindi esatto. Noi dobbiamo arrivare alla seconda stazione per poi poter comprare cose migliori e affrontare Edward nel secondo stage. Mi sa che la prossima stazione andiamo su quella viola. L'armeria viola è quella più buona. Ah, è tipo ho capito, per forza. Allora, guarda, facciamo così. Io mi equipaggio come secondario, invece della pistola, il mitraglino. Che questo è ottimo, ragazzi. Preparatevi perché è perfetto. Poi mi equipaggio anche il titolo di mercenario, che non so bene che cosa dà, però secondo me è molto buono perché mi permette di sparare. Colpi, cose cattive. Lion, in quella baracchetta c'è quel vagabondo che vende dei veicoli corazzati. Anna, ma ti sembra... Ti chiama vagabondo. Ho capito, ma vagabondo è il padre di Alex o Salvini. No, io, vagabondo che sono io,
Comunque è abbastanza buona e ci sono dentro delle cose. Quindi praticamente è migliore perché tu da dentro puoi trovare più munizioni, più parti che ti servono. È più resistente, così Edward non lo scoccia. Però è costosa e io non ho più soldi. Quindi adesso proviamo, tentiamo il tutto per tutto. Io ho il mitragliino. Fa pochissimo. Adesso ce la facciamo, ragazzi. Voi dovete impegnarvi però, ok? Dovete sparargli a fondo. Sono pronta, basta che qualcuno non mi spinge giù dal treno. Alex, per cortesia. Io l'ho spinta, ma ti pare? Alex, tu sei noto per essere lo schifoso del Midwest. Quindi, ho capito, ma sono sbagliato dal treno in un altro livello. No, hai fatto proprio in questo livello. A proposito, prima di partire per un lungo viaggio è bene portarsi un libro, specialmente in treno. E il libro migliore che potete portarvi è il mio libro dei mostri, dove dentro ci sono 28 storie di 28 creature mostruose da me inventate, con illustrazioni e la descrizione, l'identikit, per poterle trovare e affrontare anche voi, se siete abbastanza coraggiosi. Quindi, mi raccomando, andatelo a comprare il libro dei mostri. Io ce l'ho sempre con me. Grazie, stregato, molto gentile. Vedi che è stregato il mio migliore amico, Alex? Guarda che ce l'ho anch'io, io ce ne ho due. Stregato ce ne ha due. Io lo leggo sempre quando viaggio per un lungo viaggio. No, è comodo adesso dire così. Alex, sono dietro di te, non mi vuoi? Oh, che bello, finalmente sto andando avanti. Di solito sono sempre io quello indietro. Proviamo ad aprire una porta, così quando arriva... No, ci moriamo. No, sei pazzo. Lo sento. Sta arrivando? Dov'è? A sinistra! Il pezzente ha cambiato lato! Brutto disgraziato porco! Lo sparo! Ma questa volta io! Questa volta io sto sparando, Alex! Dai, salvati! Alex, gliele sto dando, Alex! Mi faccio le chele a questo porco! Alex! Qua lo sto friggendo, Alex! Alex, resistine, schivalo! Alex, ho finito i colpi, Alex, ho finito, Alex, Alex, ti ho visto proprio. Alex, Alex, è chiuso qua, madonna, Alex. Alex, però sei stato bravo qui. Qui non sei stato il figlio della schifosa. Grazie, mi sono sacrificato per voi. Dovete farcela. Ah, per voi, quindi anche per stregato, non per me. No, per te basta. Stregato poteva morire. Ok, io ne approfitto adesso. Ricaricate le munizioni, è importante. Sta arrivando da voi, occhio. Sparatelo, ragazzi. Vendete pure la pelle. Io mi curo, Alex, guarda come sono stato bravo, hai visto? Vai, grande stregato, sei veramente... Cioè, allora dillo, vuoi essere proprio cacciato dal gruppo, eh? Se le cerca! Sei bellissimo quando ti curi! Stai zitto! Sto arrivando, Anna, aspetta, sto aprendo le porte! Anna, è un casino! Ok, eccomi, Anna. Gli è esploso la chiena, mi sa, l'ho visto! Io non ho fatto niente, è stata Anna. Ok, qua, aspetta che ricarico, Anna! Anna, resistine, stai resistendo? Mi sto curando! Anna, lo sto mitragliando come un pazzo! È finiti i colpi, di nuovo! L'armeria, trova le munizioni! Vai più avanti! Sono qui, vieni ti vedo, mio ti mio vedo, my girl friend! Vieni qui, ci sono le munizioni, vieni, munizionati! Sì. E se puoi curati se ne hai bisogno! Sto a posto, my friend, stregato è morto? No, sono sopra di voi sempre! Alright. Ok, sono munizionato, mi ricarico immediatamente. Ma qual è questo da adesso? È più resistente perché è blu, mi sa. È quello che ho comprato io, forse. Sto tornando! Lo vedo, Anna! Sono pronta! Vai, smitragliamolo come un pazzo! Pigliati questo! Ah, se n'è andato. Hai messo fuga, ma sei potentissimo. Questo mitraglino non è male, eh. Però mi servirebbero altri colpi e tu te li sei presa. Di qua, guarda, c'è un altro qui e altri nel prossimo vagone. Era pieno di casse davanti. Ok, controllate se ritorna, mi raccomando. E apriamo le porte, così gli possiamo sparare velocemente. Ma io non ho paura. No, sta andando tutto bene. Stregato, controlla se ritorna, non serve a nulla. Sì, io sto guardando da sopra così lo vedo bene, ma non c'è. Così cade prima, arriva, però. Adesso arriva, me lo sento che sta arrivando. Ma io sono pronto ad accogliere il suo sedere. Ma ha paura di noi. Se arriva con tutta la vita di nuovo, lì mi arrabbio. No, mi metto a piangere. Lì mi arrabbio io e lì dico le parolacce terribili. L'abbiamo capito tantissimo fino adesso. Non lo vedo tornare, ragazzi. Manca 1 minuto e 20 secondi. Alla fine del round. Tu, Alex, stai aspettando? Sta arrivando, io sto guardando proprio il tuo vagone. Ok, allora cerca di vederlo. La telecamera. Se io non lo vedo, magari lo vedi tu. Lo vedo, dove? Da sinistra. Dall'altro lato o dallo stesso? Lo vedo. No, lo vedo! È il solito. Dai, avevo ricaricato. Ma pezzente dannato. Sparatelo, ragazzi miei, sparatelo. Non abbiamo più colpi, è finita. Ma ce ne sono altri, vai avanti. No, sta stuzzando tutto quello che vede. Però io gli ho sparato in bocca qui, eh. Io qui gli ho sparato in bocca, dovrebbe scappare. Toh! Vattene, dannato! Più!
gatto, sparagli. Ho finito tutti i colpi, devo prendere le munizioni. Pezzente. Oh no, spaccato tutto, si è spaccato tutto. Aragosta, pezzente. To, vai via. No, non va via, prenditi, non va via. Sto Big Bug. Mori. No. Mi ricarico i colpi, stregatto, sparagli per carità di Dio. Sì, non ti preoccupare. È scappato. Ok, abbiamo vinto. Mancano 15 secondi, abbiamo vinto. Non c'è dubbio. Arrivate. Ma Alex, che cosa l'abbiamo fatto? Non arriverà il mio amico Alex. Ma io mi sto aspettando già qua, quando muori ti porta dopo. Ah, scusa, non è giusta questa cosa. Ma infatti, non è giusto. Non se lo merita. Va bene, ok, a me sta bene, così non siamo separati. Oh, stava tornando, il pezzo che di maiale. Ok, abbiamo anche guadagnato 35 token per essere sopravvissuti e anche per avergli fatto danno altri token ticket, chiamateli biglietti, come vi pare. 123 token. Allora, siamo al posto di guardia occidentale, quindi secondo e la mappa. Ma c'è quella viola, vedi? Ah, ho capito. Ma è quella lì? Perché lì vedo una torre e vedo del viola sopra, eh? Eh sì, è quello lì! Sì, è quella, c'è un omino, parla con lui! Quanti secondi ho per fare acquisti? Un minuto e 12! Ok, è sufficiente. È proprio speciale di questa stazione, quell'armeria! Allora, vediamo quanto vuole, eh? Vende cecchini! Urca balurca, però, buono! Ma costano tantissimo! Dai, io ce li ho questi token! Sto comprando Robux ancora, vado con altri ticket! Quanti secondi mi rimangono? 50 secondi. Ok, è sufficiente. Dai, ricaricameli. Dai, che lo spacchiamo così. Okay, dai, che ce la facciamo. Compro il migliore, il tiratore Sì, compra quello. Ok, comprato. Acquistato. Ok, adesso me lo equipaggio subito al posto del fucile a pompa, che non è tanto buono. Siamo pronti. Ok, l'ho dotato come primario. Questo qui ha anche il mirino telescopico, mi sa. È bellissimo. Allora, lo vedi anche da lontano. Non mi fa anche un botto di danno questo. Me lo vorrei ben augurare con quello che l'ho pagato, porca miseria. In più, ho anche ancora 180 biglietti. Magari potrei comprare un vagone in più. Un'arma. Anna, cosa ho appena comprato? Un'altra ancora. Più armi ci sono, meglio, no? Anna, così se si scarica una, ne è un'altra. Si chiama l'arma da vicino, spero. Anna. Che c'è? No. Oh no, partiamo! No! Sto partendo! Anna, andresti buttata in cibo a Edward di treno, allora, questa cappellata. Lo vedi che abbiamo problemi di munizioni. Più armi hai, più munizioni hai, scusa, eh. Allora avresti dovuto dire compra un'altra arma. No, pericolo alto, dai, non moriremo tutti. Tranquilli. Non torneremo niente. Vedete, non torneremo a casa. Ci indica però che ci sono vagoni migliori. Quelli blu vuol dire che sono più corazzati rispetto a quelli verdi. Quindi cercate di stare dentro i vagoni di quel colore, ok? Va bene. Grazie. Okay. Dove siete voi? Poi, quando siete in un vagone, non avvicinatevi gli uni agli altri, state distanti, ma aprite sempre le porte per essere le porte laterali, senza cadere, per sparare bene al mostro, ok? Ho capito bene. Grazie del consiglio. Ok. Ognuno guarda il suo vagone. Appena lo vediamo, avvertite. Lo vedo e al lato sinistro, è lì, è lontano. Lo vedete? Oddio, no, ma è diverso da solo. L'ho colpito. Oh, stregato, ce lo fai a dire una frase intera? Scusami, mio Dio, che fastidio. Ho capito, però. Cioè, se non si può parlare con uno così, Cioè, scusami. Mio Dio. Ma cosa c'ha una mitragliatrice? No. Stregato, l'ha detto 5 volte, non se ne è capita manco una. Cioè, Dio mio, Stre. Dille che cose come si deve. Cioè, senti, Alex, che partorisce per colpa tua adesso. Non lo so io. Alex, sto provando a fare il mio meglio. Sono bloccate, ci vuole 3 ore per aprirle. Sta sparando, Alex, non lo chiamo, non gli faccio nulla. Ecco, Alex, questo spara. Arrivano i ladri. No, raga, questo è immortale. È immortale, lo sparo. Mia terra. No, ha ucciso tutti. Questo era veramente astroforte comunque, Porca miseria. Come hai fatto a fare? Sai di chi è la colpa che siamo morti tutti così in fretta? Il staccato. Assolutamente. No, cosa ridi? Ridi? No, hai ragione, non dovrei ridere, scusami. Spazzatura. Cioè, noi potevamo vincere e tu per colpa tua siamo morti. Anna, vuoi morire che qui è notte da un'ora? Scusami! Ma uno che ha il cervello c'è oggi! Ma dobbiamo... Ma sei scema! Cosa stavi facendo? Non lo so. Una deficiente viaggiava nei vagoni, lei. Si era messa a leggere il libro dei mostri. Brutta, sbalunata, succhia banane. Oh!
Lion. Lion, Lion. Cioè, ti pare che io devo rimanere nella notte? Perché tu, nella notte, perché nella tu notte. Stavi lì a girare sui vagoni col treno, eh? Nella notte. Nella notte. Solo nella notte. Brutta mucca amica. Oh, e basta. Adesso, grazie per aver visto questo video. Fateci sapere se volete vedere un altro episodio dove proviamo a sconfiggere il treno Edward ancora. Per oggi però, Lion out. Ciao.